ragazzi, primo video in diretta, quasi diretta dal NAM. Martin, lo vedete dietro di me, c'è uno stand bellissimo, gigantesco, ci sono tante cose belle dentro, ma vi devo dire prima di tutto che questo video è sponsorizzato da il mio corso di chitarra, 6 corde vocali, che torna disponibile scontato fino al 26 di gennaio. Trovate il link in descrizione se vi interessa tutto quello che so rispetto all'espressività sul nostro strumento per avvicinarsi al playing dei grandi chitarristi. Link in descrizione, ma andiamo dentro che vediamo tutto quello che c'è. C'è una chitarra, ragazzi, non so come potrà prenderla il mercato, diciamo così, però è un'idea veramente bella, veramente nuova. Andiamo. La prima chitarra fatta per il NAM 2020. Non vi aspettate delle cose sobrie, non lo sono, ma sicuramente molto interessante. Di base stiamo parlando di una D16 elettrificata, ma come potete vedere c'è un messaggio che viene portato avanti quest'anno per l'America, e poi sarà poi l'anno del voto, per cui l'idea che sta dietro queste chitarre è: ragazzi, andate a votare, non è importante per quale parte andate a votare, ma andate a fare il vostro dovere, perché è un diritto che ci si è conquistati negli anni ed è in assoluto il momento più alto per la società. Quindi rock the vote. Chitarra fatta in collaborazione tra l'altro con David Crosby, che vedete anche ritratto qua sopra. Molto bella, un gran lavoro, come un gran lavoro quello che vi porto a vedere adesso laggiù in fondo. Questa in realtà l'avevo già vista qualche NAM fa, è un lavoro incredibile di liuteria e di artigianato. Guardate com'è stata incastonata tutta la madreperla, sicuramente non è la chitarra meno vistosa del mondo, però è un lavoro incredibile. Il retro che riproduce un orologio, come potete vedere lì, è veramente un lavoro fighissimo, bellissimo, e in realtà è quasi un peccato perché nasconde un legno stupendo. Mamma mia che bella. Qui nuovamente c'è un concetto dietro, quello del tempo, quello dell'orologio. È molto interessante riuscire a riportare su una chitarra delle cose che apparentemente non c'entrano con gli strumenti musicali, ma riuscire appunto a integrare il concetto all'interno di una chitarra acustica come questa. Veramente bellissimo. Girare qua è fighissimo perché c'è modo di toccare con mano degli strumenti unici, però adesso voglio parlarvi di una serie nuova, sono un po' di novità appunto perché è uno strumento dal prezzo non esagerato ma qualitativamente ottimo, la serie X. Eccoci qua davanti alla serie X. Allora, un po' di novità, è sicuramente la serie meno costosa di Martin perché ha una porzione del corpo fatta in HPL. Nel caso della serie 1 è completamente in HPL, che sarebbe il legno recuperato che viene pressato e poi può essere nuovamente modellato a forma di chitarra. L'altra che vedete qua è una serie 2 e ha il fondo e le fasce in HPL, mentre il top è solido, così come il manico. Questa è secondo me la cosa più interessante, perché esisteva già questa chitarra, però aveva il manico in HPL, che appunto è legno di recupero, mentre ora è in legno solido, in legno massello, il che la rende decisamente più bella, a mio parere, è una scelta corretta. Questo è sulla serie 2, che costa un pochino di più proprio perché appunto il top è in massello, ma vedete, in questo caso il manico e HPL. In linea di massima, per capire i prezzi Martin, guardate sempre i numeri: più è alto il numero e più è alto il prezzo. 1, $699 di listino, 2, $899 di listino. Entrambe queste chitarre hanno la bag, cosa che non c'era prima, la borsa, che tra l'altro è molto bella, mi sembra ben fatta e ben imbottita. Comunque, dicevo, prima non c'era, non era inclusa insieme agli strumenti, adesso invece viene data, secondo me è corretto. E secondo me con la borsa sono andati a guadagnare parecchi punti, perché era una mancanza grossa a mio parere. Cioè, ok che sto comprando uno strumento di medio prezzo, anzi sicuramente nella gamma Martin è di basso prezzo, però ragazzi, stai comprando una Martin, io una borsa la voglio, per cui ben venga che c'è. Prima vi parlavo di uno strumento nuovo ed è quello che vi faccio vedere adesso, cioè questo secondo me è la parte più interessante del boot e ve la faccio vedere. Eccola qua dietro di me. Prima cosa che vi faccio notare è la forma. Non esisteva questa forma in casa Martin, è una forma completamente asimmetrica, un po' strana, con la spalla mancante inferiore, e qua c'è un trucchetto che vi spiego tra un attimo. Come vedete è elettrificata qua sotto con l'MXD. Nasce dall'inizio come chitarra elettrificata, cioè tutte le altre Martin che vedete qua sono strumenti che sono nati come strumenti acustici e dopo sono stati elettrificati. Al contrario, questa è nata subito col concetto dell'elettrificazione ed è pensata per ridurre al minimo tutti quelli che sono i problemi di feedback. Top è in abete, fondo e fasce sono rispettivamente in mogano e in koa. Notate che carina anche la rosetta, tra l'altro. Ora però la giro e vi faccio vedere il vero senso della chitarra. Eccolo qua.
Questo è un neck joint che non esisteva, cioè è completamente nuovo. L'idea è quella di avere i due piloni, diciamo, le due viti che tengono il manico in questo senso, di modo da poter liberare questo spazio in cui si può andare a infilare la mano e agire comodamente sui tasti più alti della chitarra. Provandola ci si accorge che si riesce ad arrivare fino al 15°, 17° addirittura senza alcun problema, il che è incredibile su un'acustica. È ottimo per le parti soliste. Questa roba qua è veramente fighissima perché è nuova. Anche perché Martin è sempre stata molto ancorata a quelli che sono i suoi grandi classici, che sicuramente sa fare ancora bene, di 28, di 35, di 41, di 45 e via così. Questo è un passo verso una nuova idea di chitarra acustica e la cosa mi gasa anche casino, perché quello che serve alla chitarra in questo momento è andare oltre al concetto di chitarra stessa, cioè riuscire a rinnovarsi, perché sennò la chitarra rimane sempre uguale a se stessa. Ci tengo ancora a dirvi che per quel neck joint, per il collegamento tra manico e corpo, non è stata utilizzata colla, cioè è veramente un'idea bella, 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 bella. Provatela poi, il prezzo dovrebbe essere intorno ai 1500 euro, una cosa di questo tipo. Potrebbe essere qualcosa di più o qualcosa di meno, prendetela un po' con le pinze. Ultima cosettina di cui vi voglio parlare sono le Modern Deluxe, che vedono l'aggiunta della elettrificazione, cosa che insomma è utile, esce di fabbrica, non dovete più aggiungerla voi, volendo le prendete già amplificate, bravi. Direi che qua si chiude il primo video, mettete mi piace, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, e in descrizione, come vi dicevo, c'è il mio corso scontato fino al 26 di gennaio e niente, attivate la campanellina perché raga faccio uscire un botto di robe questi giorni. Ciao!